Canto 14. Dopo che la tenerezza e l'emozione del ricordo del luogo natio mi ebbe stretto l'anima, radunai le foglie sparse e le resi a colui che ormai già taceva. Quindi arrivammo al limite estremo in cui il secondo girone del settimo cerchio si separava dal terzo girone. Là, dunque, dove si poteva osservare l'opera orribile della giustizia. Per spiegare meglio la nuova e terribile situazione, dico che arrivammo ad una pianura che non lasciava germogliare nel suo terreno alcuna pianta. La selva dei suicidi, piena di dolore, appariva come una corona che cingeva tutto intorno questa landa deserta, così come quel triste fossato, quel fiume bollente, cingeva a sua volta la selva stessa. Qui rallentammo il cammino rasentando l'orlo o margine. Il suolo consisteva in una terra arida e grossa, uguale a quella del deserto libico che fu calpestata dai piedi di Catone uticense. Oh, vendetta di Dio, quanto dovresti essere temuta da colui che legge quello che io vidi. Vidi molti gruppi di anime nude che piangevano disperatamente e sembrava che ad esse fossero imposti tre particolari tipi di pene. In quel sabbione infuocato, supini, giacevano per terra alcuni gruppi, i bestemmiatori, che sembravano colpiti dalla maggior pena. Altri gruppi, gli usurai, sedevano vicini gli uni agli altri, raccolti forse per soffrire di meno il calore. Altri ancora, i sodomiti e gli omosessuali, si muovevano continuamente ed erano forse quelli meno esposti al tremendo calore. Quelli che si muovevano sempre, i sodomiti, erano in numero maggiore, e quelli che stavano sdraiati sotto il tormento, cioè i bestemmiatori, erano di meno, e si lamentavano maggiormente per il dolore, perché più esposti e senza possibilità di fare schermo al gran calore. Sopra tutta la landa di sabbia desertica piovevano lentamente fiamme di fuoco a larghe falde, come fiocchi di neve sulle Alpi senza vento. Quelle fiamme eterne scendevano ed anche la sabbia si accendeva come l'esca quando la pietra focaia è percossa dall'acciarino in modo da raddoppiare il dolore dei dannati. E tutto questo riportava alla mente Alessandro Magno in quelle zone calde dell'India quando vide cadere sopra il suo esercito fiamme di fuoco che erano compatte fino a toccar terra senza essere prima spezzate dal vento. Per questo motivo egli fu costretto con i suoi uomini a spegnere quelle fiamme scalpicciando continuamente il terreno affinché il fuoco ed il calore si spegnessero prima ancora che scendesse e si accumulasse giù altro fuoco. Senza tregua era il movimento brusco ed affannoso delle povere mani di quelle disperate creature, ora di qua, ora di là, per scuotere di dosso le fiamme che continuamente si rinnovavano. Io iniziai a dire: «Maestro, tu che sei superiore a tutto, fuorché a quei demoni ostinati e duri che ci vennero incontro e ci ostacolarono all'ingresso della porta della città di Dite, dimmi ancora, chi è quella grande figura che sembra non si preoccupi affatto del fuoco e giace con aspetto superbo e sembra che nemmeno quella terribile condanna così dolorosa lo renda meno orgoglioso e più maturo, e che continua come tutti i superbi appunto ad essere come la frutta acerba? E quello stesso spirito che si accorse che io avevo chiesto al mio maestro notizie su di lui gridò: «Sì, così, ribelle, come ero da vivo, tale quale sono ancora da morto. Ebbene sì, con tutto il mio sdegno e tutto il mio orgoglio, dico che Giove non potrebbe comunque mai, a qualunque costo, avere soddisfazione da me, che sono un suo grande nemico, e piegarmi a lui. Neanche se Giove facesse lavorare e stancasse come non mai per fargli costruire armi e saette il suo fabbro Vulcano, dal quale Giove stesso furioso prese quell'acuta folgore che mi colpì a morte l'ultimo giorno della mia vita, e nemmeno se egli costringesse a stancarsi a morte facendoli lavorare a turno per costruire armi anche tutti gli altri ciclopi nella fucina sotto l'Etna a Mongibello, chiamando in aiuto Vulcano stesso,
così come Giove aveva fatto anche nella battaglia della valle di Flegrea in Tessaglia, quando fulminò tutti i giganti che osavano scalare l'Olimpo, me compreso, che fui da lui trafitto con tutta la sua forza. Allora Virgilio parlò con tale veemenza che io non lo avevo mai sentito così. «O Capaneo, bestemmiatore, sei così più duramente punito proprio per il fatto che la tua superbia non si spegne minimamente. Nessun martirio sarebbe effettivamente del tutto proporzionato ed adeguato alla tua insana impietà, come il martirio che invece ti proviene dalla tua stessa cieca rabbia e dalla tua stessa smisurata superbia mai placata!» Poi, rivolgendosi a me, con il volto più sereno mi disse: «Quello è Capaneo, e fu uno dei 7 re che assediarono Tebe. Sembra quasi che egli non abbia ancora ben compreso di non essere più in quel suo mondo pagano, e crede invece, con il suo grande orgoglio, di poter sfidare ancora Giove, al quale non vuole dare soddisfazione per aver abbattuto il proprio nemico, perché i due, appunto, erano acerrimi nemici. Infatti, come hai potuto notare, ebbe, e pare abbia tuttora, tanto disprezzo per quel suo dio Giove. Ma, così come gli ho detto, il suo disprezzo in fondo non è altro che una degna aggiunta, una degna medaglia sul petto, la quale non fa altro che ingigantire la sua stessa sofferenza. Ora però seguimi, ed attento a non mettere ancora i piedi sulla sabbia infuocata, ma cammina lungo il bosco». In silenzio arrivammo, camminando lungo il margine del bosco, là dove sgorgava fuori dalla selva un piccolo fiume, anch'esso come quello più grande che avevamo ormai lasciato, di color rossiccio, che a ripensarci mi fa ancora ribrezzo. Come dal Bulicame, che è un laghetto di acqua termale solforosa che si trova a poca distanza da Viterbo, esce un ruscello che le meretrici si ripartiscono fra loro per alimentare i loro bagni caldi e lavare i loro panni sporchi, così quel fiumiciattolo proseguiva il suo corso, tagliando tutto il sabbione e precipitando poi nel fondo dell'inferno. Il suo fondo e le sue sponde e gli argini a lato erano fatti di pietra. Per questo io mi accorsi che il passo attraverso il girone era proprio là dove cioè la sabbia lascia spazio alla pietra. Fra tutto quello che ti ho mostrato da che noi entrammo dalla porta dell'inferno, che, attento, è pronta ad aprirsi per tutti, dai tuoi occhi non fu osservata nessuna cosa così importante come questo ruscello, che sopra di sé spegne lungo il suo corso tutti i fuochi del terzo girone che ancora accesi gli piovono addosso. Così mi parlò la mia guida, per cui lo pregai che mi dicesse ancora di più in merito a quanto aveva testé affermato, perché in me aveva ingigantito maggiormente il desiderio di sapere. In mezzo al Mediterraneo si trova un paese, l'isola di Creta, che ora è in rovina, sotto il cui regno il mondo fu senza vizi e quella terra visse l'età dell'oro. Là vi è una montagna che fu ricca di acqua e di verde. Si chiama Ida, o Monte Giove. Ora invece quella montagna è deserta come una casa abbandonata da tutti. Rea, o Cibele, la scelse un giorno come rifugio sicuro per suo figlio Giove, che avrebbe potuto essere divorato dal padre Saturno, il quale mangiava tutti i suoi figli, per la paura che qualcuno di loro lo potesse privare del trono. Così Rea, per nasconderlo meglio, quando piangeva faceva fare rumore dai suoi fedeli cureti o corribanti. Dentro la montagna sta dritta la statua di un gran veglio. Il veglio volge le spalle all'oriente, cioè alla città di Damiata in Egitto, e guarda invece verso Roma, nella quale si specchia l'umanità come centro della monarchia universale e della Chiesa, speranza per l'avvenire, ma forse anche simbolo del male dei conflitti del presente. La sua testa, che è formata da oro fino, rappresenta l'età dell'oro. Di puro argento sono le braccia ed il petto, e rappresentano l'età dell'argento. Poi la statua è di rame fino all'inforcatura del corpo da cui partono gli arti inferiori, e ciò
rappresenta l'età del rame. Da lì in giù è fatta di ferro scelto, che rappresenta l'età del ferro, ad eccezione del piede destro, che è di terracotta e che rappresenta il potere spirituale, cioè il papato corrotto, sul quale tuttavia l'umanità si appoggia. Tutte le parti della statua, ad eccezione di quella dell'oro, sono rotte ed hanno una fessura. Tali fessure sono state prodotte dal peccato originale, e da queste fessure gocciano in continuazione lacrime, le quali raccolte forano quella montagna. Il loro corso scende di roccia in roccia fino a questa valle infernale. Tutte queste lacrime, questo pianto di dolore della terra, formano così i fiumi dell'inferno: Acheronte, Stige e Flegetonte. Poi si raccolgono ancora e quindi proseguono per questo stretto canale che tu stai osservando, fino al fondo dell'inferno stesso, che è anche il centro della terra, oltre il quale non si può più scendere, e formano laggiù la ghiacciaia di Cocito. E cosa sia quello stagno? Lo vedrai di seguito con i tuoi occhi, per cui è inutile che te lo spieghi ora. Allora gli dissi: se questo ruscello deriva così dal nostro mondo terreno, perché ci appare soltanto a questo punto, in questo bordo estremo del settimo cerchio? Tu sai che questo luogo infernale ha la forma di un abisso, di un burrone chiuso da due lati, ed è grosso modo circolare, e per tutto questo tu, che sei venuto soprattutto dalla parte sinistra scendendo verso il fondo, non hai fatto ancora il giro completo. Per cui, se vediamo una cosa nuova, non deve meravigliarti. Maestro, allora dimmi, dove si trovano il Flegetonte, che è il terzo fiume infernale di cui mi hai testé parlato, ed il Lete? Poiché dell'Lete taci, e del Flegetonte dici che anch'esso è formato da questa continua pioggia di lacrime. Mi piaci quando mi poni delle domande. Ma il fatto che il fiume che costituisce il primo girone dei violenti, che hai potuto già osservare, e che questo rigagnolo siano entrambi di acqua rossa e bollente, avrebbe dovuto farti capire e risolvere uno dei tuoi dubbi. Infatti il Flegetonte, che significa in lingua greca ardente e bollente, è appunto proprio quello in cui erano i violenti, che hai visto in precedenza tormentati dai centauri, e questo rigagnolo è una sua diramazione. Vedrai poi anche il Lete, ma fuori da questo baratro, cioè nel paradiso terrestre, là dove vanno le anime a lavarsi e purificarsi quando, dopo il pentimento e l'espiazione, la colpa è stata tolta. Poi disse ancora: ormai è tempo di allontanarsi dal bosco. Cerca di venire dietro di me. I margini del rigagnolo, che non sono arsi e sopra i quali le fiamme sono spente, formano il percorso da seguire.